Pancras in the house, ciao a tutti quanti. Stasera sono da solo, come vedete non c'è Nuas perché sta registrando le chitarre. Siamo in fase di registrazione per l'anno nuovo. Grazie alla regia, a questo pubblico bello di bambini che non vedo l'ora di ammazzare appena verranno qua in studio. Allora, cosa dire? Abbiamo un sacco di notizie bellissime durante la settimana: stragi con pistole, un disastro. Sono contento che ha vinto il Marocco, ma più che altro perché vincevano sempre le stesse squadre. Comunque il Marocco è una bella squadra. Allora, però, noi siamo qua per parlare di musica, soprattutto Pancras in the house. Stasera mandate tutti i messaggi, tanto non ho niente per leggerli, quindi è come le altre volte. Allora, cosa volevo dirvi? Questa sera volevo un attimino introdurvi nei 15 giorni più importanti della nostra vita, quindi dal 13 al 25, che sono 15 giorni, sono 13, 23, sono 12 giorni prima del Santo Natale. Quest'anno sarà un Santo Natale in austerity, nel senso che io vedo un sacco di bambini che sono spinti dai genitori a chiedere il carbone alla Befana e non prendere il regalo di Natale, perché comunque con le bollette che sono aumentate così tanto, meglio il carbone della Befana che ne so, il gioco del pirata comprato al Toy. Ok, grazie, sento tutti questi bambini che sono contentissimi. Poi cosa succederà questa settimana? Succederanno un sacco di cose. Allora, una delle cose, innanzitutto, noi di Pancras in the house vorremmo fare gli auguri alla social media manager, non so se si dice così, di Rocker TV, che è Sally, che compie i suoi 17 anni. Grazie Sally. E mi ha regalato anche un muffin buonissimo. Ci dovrebbe essere dentro un molare, Sally, mi sa che era dell'altro ieri, però non lo so. Comunque grazie, ti voglio un bene della Madonna, sei una persona squisita ed è lei che mette tutte le foto, che mette tutti i contenuti Pappagone extra di questa di questo bellissimo canale in cui noi Pancras siamo super protagonisti. L'altro protagonista è questa birra è la Catoro, perché mi dite, alcuni mi hanno detto che sei meglio di Mastrotta. Sì, ma Mastrotta non pubblicizza un prodotto suo, io pubblicizzo un prodotto nostro, quindi la Catoro è un regalo soprattutto per gli astemi che vogliono iniziare a bere. Secondo me si può partire da qua per un percorso molto interessante. Ok, chiusa questa piccola parentesi, che secondo me è una delle più importanti, scusate, adesso i bambini che esultano. Ma quindi qual è il focus? Non ci sono, la regia, io continuo a sentire sentire varie sedici, ma quindi qual è? E i bambini che fanno io. Allora, tutti i bambini fanno oh stasera, quindi dopo avervi presentato queste due piccole cose, voglio introdurvi l'ospite, che è un ospite che da queste parti non si è mai visto. Quindi pensate, è un ospite che arriva in questi locali e sarà un po' spaesato, quindi c'è bisogno di voi, delle vostre domande, un po' di tutto quanto per dargli un po' di forza, perché lui si sentirà appunto un po' spaesato. Ed è un ospite a cui vorrò chiedere tutto quello che veramente mi manca per il suo progetto, che è nato un sacco di anni fa e che venerdì sera lo vedrà protagonista prima di un concerto che secondo me è un concerto da pelle di capone, proprio pelle di capone, che sarà il concerto di Alborosi al Live di Trezzo. Però prima di introdurre il nostro ospite, perché mi ha promesso che andava a prendere i taralli in casa, quindi non abita molto lontano da qua, voglio ricordarvi i canali in cui siamo in onda, quindi c'è Twitch, se non c'è qua più nessuno, che oggi non mi coadiuva nessuno, c'è Twitch, c'è
Facebook, c'è MySpace sempre, rockertv.myspace.rockertv.myspace.rockertv.myspace. È facile, basta moltiplicarlo per tre, quindi rockertv è la terza punto MySpace, e sì, poi saremo anche su Instagram, saremo su RaiPlay, saremo su Mediaset Play, insomma su tutti i canali che voi potete vedere, mettete RockerTV e qualcosa esce. Quindi, dato che nessuno mi dà una mano, che non posso leggere i messaggi e continuo a bere birra, prima di stendermi totalmente, io vorrei invitare da parte a me il mio ospite, che stasera si sente molto spaesato perché non è mai venuto qua. Diciamo che è l'ideatore, l'anima, il corpo, il cuore di tutto quanto e di tutto quello che stiamo vivendo, sia in questo canale che sia sui palchi di tutta Italia da un sacco di anni. Però ci sono un sacco di domande che voglio fargli di come ha creato tutta questa cosa. Vabbè, vado avanti, però adesso si apre la porta e entra il mio amico Mario Riso. Ciao Mario! Hola. Ciao Mario, sei venuto, è vero. Allora, ma è tuo pale armato di una buonissima birra. Oh, la Catoro, caspita. Oh. Questa qua è una birra, veramente. Allora, ragazzi, se arriva direttamente dalla bottiga. Sì, eh? Soprattutto tra gli adolescenti. Se volete avere figli, la Catoro è una cosa fantastica. Ho portato i taralli, sì, rigorosamente dalla Puglia. Se siete adolescenti e non volete avere figli, bevete una Catoro e un tarallo. Allora, io ti dico la verità. Io solitamente non bevo la birra, ma mi hanno detto che con questa posso iniziare a capirci qualche cosa. Me la fai assaggiare? Capisci un sacco di robe. Allora, sentite anche il rumore. Questo è un rumore che nessuna birra, le altre birre fanno fif. Com'è che fanno? Sono già che fanno fif. Allora, innanzitutto voglio far vedere questo cappellino perché... Oh, posso dire una cosa? Grazie Pale per avermi ospitato nella casa dei Pancreas. Pancreas in the House solitamente vede seduto su questa sedia Nuaz, che saluto. Nuaz adesso sta facendo tutti i suoi risvolti di chitarra. Sai com'è? Perché mi ha detto, mi raccomando, non dire che sono a registrare, che cazzo gli dicevo, che era ai mercatini di Natale della Barona, no? Nuasa a registrare, e lo salutiamo tantissimo, ci sta guardando in diretta mentre registra. Oh, allora, alla tua Nuasa, e soprattutto alla vostra, ragazzi, fate un bellissimo disco perché so che siete in studio e state registrando, per cui assaggio per la prima volta la birra Catoro. Ok, chiamate un'ambulanza e vedi fuori. No, non è vero, Boutique ha fatto questa birra. Com'è, Mario? Qualità. Lo senti questo buche? Mamma mia. Sì, diciamo, quante ne bevi tu di quelle dell'internazionale? Non ho capito. Cosa, Mario? Quante ne bevi di queste solitamente? Io so che dopo la leggera, prima cotta, perché si chiama cotta, la prima cotta, quindi il primo tanicone, ho voluto, cioè sono rimasto lì un attimo e gli ho detto che volevo capire bene il gusto e tutto quanto, gli ho finito la prima cotta e siamo già in perdita di non so quanti milioni di euro. Vabbè, comunque, quindi dateci una buona, buona ragazzi, buona. Devo dire io che... invece, Mario, volevo far vedere questo cappellino se si può stringere. Sì. No, dico, si può stringere di dietro, però se si può stringere questo cappellino è il cappellino di Rocker TV ed è bellissimo, veramente. Mi piace nella veste marrò, cioè... Perché solitamente il logo è verde, però ti sta bene con il Marocco. Ma perché? Per stare vicino ai Marocco. Per stare vicino al Marocco, non ai Marò, ma ai Marocco, e quindi per stare vicino a loro. Senti. Allora Mario, da dove partiamo? No, io ho un sacco di cose da dirti e questo sono contento e lo facciamo dopo. Sì. Tiriamo via magari il prezzo. No, non le via. Allora, fammelo introdurre, dai, questo qua è un video. Allora, oggi c'è una festeggiata che è Sally, esatto, alla quale vogliamo fare tantissimi auguri. Perché Sally è speciale. Sì, li ho fatti prima. Lo so, ho sentito. Ma ti ricordavi anche il nome? Anni, cazzo, incredibile. Come hai fatto a ricordarti? Ho chiesto la regia. No, okay. Sally, scherzo, mi ero ricordato. Credo. Mario, perché devi far queste figure? No, ciao, vabbè. Sally! Allora, praticamente è arrivata Sally con un bel vassoio di pasticcini e di pizzette, con i tovaglioli, con la roba da bere, e poi al posto di ricevere lei il regalo lo ha fatto a me, per cui mi ha portato questo vinile bellissimo, ragazzi, facciamolo vedere. Ok, aspetta, perché flasha un po', eccolo. Questo è un vinile dei Drama, una storica band metal degli anni 80, nella quale io ho suonato, avevo 18 anni, 19,
Ragazzi, vi giuro che non ricordo neanche le canzoni. Aspetta, Mario, tu parlo di chi sono. Vabbè, non ricordo neanche le canzoni, ma dentro ci sono anche altre foto in bianco e nero che non ricordavo. Cioè, ecco, vai, va bene, sputtanami per bene. Allora, vai. Andiamo, aspetta, che andiamo a fuoco. Eccolo lì. No, aspetta. Dove cazzo? Eccolo qua. E andiamo. Allora, ma che cresta da metal proprio anni 80, le collane alla Tommy Lee. Cioè, qua qualità, ragazzi. Glam metal prima degli altri, eh? No, dire la verità, no. Grazie, Sally, grazie. Mi hai fatto un regalo meraviglioso. E quindi, vabbè, che mi sdebiterò, saprò come. Stai calmo. A dire la verità. Vabbè, ragazzi, si può sdebitare Paletta. No, sto calmo anch'io. Allora, a dire la verità, Mario, cioè, tu hai suonato con i Drama, hai suonato con i Movida, hai suonato con i Royal Air Force. Insomma, non c'era metal che si muoveva. E per una volta ho suonato coi Pancreas al mio compleanno. Assolutamente, e, sì. E un'altra volta anche. No, è stata quella volta che ho litigato col batterista perché ho detto cambiamo batterista, figa, c'è bella. Ma va, il gagno non si tocca, anzi, porca miseria, era super ospite. Calma, dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. Allora, Mario, introduciamo la serata del 16, giusto? Del 16 al Live di Trezzo, perché il 16 la Live di Trezzo cosa succederà? Succederà che farà il suo concerto, forse l'unico concerto in Italia, di Alborosi, che secondo me, io ho conosciuto Alberto quando cantava nei Reggae National Ticket, che era quel piccolo gruppo reggae bergamasco, capito? Assolutamente. Tutto malte reggae presente, tutto mattoni reggae, era una roba tranquilla. Poi lui è partito per la Giamaica e quando è arrivato lì, caspita, i giamaicani hanno detto figa, non pensavamo che un europeo potesse suonare e cantare così bene il reggae, e niente, è diventato quello che è diventato adesso. È la cosa molto molto bella che i Resofonica andranno a fare un concerto. Per che cosa faranno il concerto? Allora, come al solito, Resofonica, essendo un progetto umanitario, non può farsi mancare la causa sociale. Detto questo, per la seconda volta di pugliesi. Porca puttana, arrivano direttamente dallo stand della Puglia della Fiera di Roma. Te li ha portati quelli di Bari, Va bene, con la birra poi si sposano da Dio. Assolutamente, a 14 tra gli pugliesi. Va bene, quindi stavamo parlando di una cosa speciale, perché per il secondo anno consecutivo, grazie a Resofonica, andremo a suonare in questo posto meraviglioso che è il Live di Trezzo, per sostenere un'associazione che abbiamo imparato a conoscere meglio anche io e te in occasioni diverse, per cui questa associazione si chiama Mio Fratello ODV. Nella fattispecie, l'anno scorso ci fu un concerto chiamato Rock and Fra, quest'anno per l'occasione si chiama Reggae and Fra, e quindi vedrà protagonisti Alborosi in primis, che è raramente in Italia, per cui sarà davvero una data veramente unica, per non dire imperdibile. E con Resofonic noi porteremo un po' del nostro repertorio, visto che siamo in apertura, ma faremo un bello spettacolo, sempre e comunque a supporto di questa associazione che, ripeto, è Mio Fratello ODV, un'associazione che si occupa nella fattispecie di una problematica assolutamente condivisibile, perché stanno per cercando di acquistare una casa, è una cosa fantastica questa, sì, da mettere a disposizione niente di meno che dei parenti dei malati oncologici che purtroppo, per stare al seguito del proprio familiare e non potendoselo permettere, si ritrovano il più delle volte a lasciare magari il proprio caro abbandonato a se stesso. E in questo caso, a titolo totalmente gratuito e seguendo dei criteri che poi sicuramente sono criteri dettati da cose specifiche, daranno in gestione la casa, questo appartamento, ai familiari e gli daranno la possibilità di assistere il proprio caro in un momento così difficile. Quindi bellissimo, perché è il secondo anno che lo facciamo, speriamo di vedere tanta gente sotto il palco, e sia per divertirci facendo questo concerto e soprattutto perché la causa lo merita. Io ho partecipato con loro in alcune iniziative. Un'iniziativa era andare su una macchina di go-kart, ero abbastanza spaventato, però è stato bellissimo. Poi abbiamo fatto anche una partita di calcio per la società. Assolutamente sì. Però, come dice Mario, è una cosa che, cioè,
Detta così sembra, caspita, non si capisce bene, però pensate quanta gente viene speranzosa, soprattutto nelle cliniche di Milano, dove magari sono molto più attrezzati che nelle altre parti d'Italia, però c'è sempre quel problema: come stare vicino al tuo caro? Dove vai? Dove vai? Vai in un hotel? No, non è possibile andare in un hotel. Insomma, c'è anche l'altra parte che vuole stare vicino alla persona che comunque sta facendo il suo trattamento e tutto quanto, che magari non ha delle possibilità. Ecco, questa associazione, io e mio fratello, sta facendo una cosa meravigliosa, secondo me meravigliosa, e quindi andare a vedere Alborosi supporterà anche questa causa. Allora, è un peccato che non sarai dei nostri, non Pale, te lo dico, no, perché mi dispiace veramente tanto, Mario, e lo so che ci tiene a me. Sì, ci tengo tantissimo, e mi avrebbe fatto tantissimo piacere anche condividere il palco con il Gagno, che è un batterista meraviglioso. Sta tirando spallettate sulle palle perché non ci sarò, tiri il cacchio. Però ne vale la pena, perché anche voi contribuirete con un bellissimo disco a rendere migliore questo mondo, per cui ci aspettiamo tanto dal disco nuovo di Pancreas. Assolutamente, sì, quindi sì. Diciamo che siete assolutamente scusati per questa assenza, ma è a fin di bene, quindi quando le cose sono a fin di bene valgono sempre la pena. Ti ringrazio, la nostra assenza a fin di bene non me l'ha mai detto nessuno, comunque grazie, ti ringrazio. No, ti ringrazio. Lo dico perché la musica è orfana un po', da un po' di tempo, di artisti come i Pancreas, che suonano col cuore, con grande capacità, con grande talento, non lesinando mai nessuna disponibilità. E quindi, siccome io ho imparato a conoscervi un po' meglio negli anni, sono particolarmente orgoglioso del fatto che un gruppo come Pancreas siano diventati una garanzia assoluta di qualità, di divertimento, di numeri, perché avete un pubblico pazzesco, e di questo sono particolarmente felice. E quindi ogni volta che esce un disco nuovo dei Pancreas è un'opportunità per la musica, ci tengo a dirla così. Devo dirti la verità, io ti ringrazio, però è assolutamente riduttivo del fatto di che cos'è comunque il progetto Radiofonica, perché voi lo sapete, non nasce oggi, e soprattutto perché comunque ci sono tantissimi artisti che hanno contribuito, che verranno a suonare questa sera, quindi che verranno a suonare il venerdì 16. Sera, scusami Mario, 16, diciamone qualcuno, dai spariamo qualcuno. Come al solito non ci facciamo mancare niente, ma dirne uno vuol dire non dirne tanti. Venite a vederci, perché sicuramente scoprirete. Quando dice così, perché non se li ricordo? Ma no, ad esempio, ne dico uno su tutti: Giuseppe Fiori, perché poi sarà presente Open Space subito dopo di noi. E lui romperemo il cazzo e dirà un po' di nomi. Bravissimo. Non te li ricordo. No, ma io me li ricordo benissimo. Ora Mario, ascoltami un attimo. Niente, volevo dirti, cosa hai messo sotto l'albero per l'anno prossimo? Ma io lo sai che la mia lettera a Babbo Natale è ripetitiva ormai da quando sono nato. Secondo te cosa posso chiedere io a Babbo Natale? Cioè, dillo, dai, visto che stai ridendo. Allora, sono un po' combattuto tra lo scudetto dell'Inter. Bravo, ci hai preso al primo colpo. No, sono combattuto tra lo scudetto dell'Inter e la Juve in Serie B. Per me questo è il secondo. La Juve non la temo. No, posso dirti che la Juve ci pensa da sola a finire in Serie B. Ma anche noi. Stai calmo, non ti preoccupare. Sei sparito come ghiaccio al sole. No, figurati. Ma io tu vedi una partita Juve contro Juve Stabia, che cazzo tifo, cioè vinco tutte e due. Sì, no. Oppure Juve A contro Juve B. Oppure Juve Domo. Sì, bellissimo. Ma che cazzo ho fatto sta domanda? Non scherzavo, dimmi. Posso dirti che sono due settimane di fila che ti sei assentato. Lo so, Mario, da lo so. Rock and Goal. Ma io, casualmente, da quando ti sei assentato, che è stata l'ultima volta nella quale avete malauguratamente vinto contro l'Inter, contro l'Internazionale, ecco, hai fatto una puntata, mica la sei puntata sparito bella, e la Juve si sta disintegrando come società, no, come squadra, guarda, società. La nostra fine del disco, cioè, coincide esattamente con la fine della tournée della Lacuna Coil in giro per il mondo, e quindi io e Andrea saremo con te esattamente la ripresa del campionato, che secondo me non fa una grinza, anzi. Ma domani sera ci sarà una puntata molto particolare, tra l'altro, cazzo, c'era anche un gobbo domani sera, quindi mi scoccia anche un po', Mario, se vuoi. C'era più di uno, perché è plurale.
il suo cognome. Ah, è vero, è vero, è vero. Quindi introduci chi ci sarà domani sera. Allora, domani purtroppo, in assenza di Paletta, di Andrea, che giustamente sono in giro, chi per registrare un disco e chi per fare una tournée della Madonna mondiale, fantastico. Bene, domani avremo il privilegio di avere ospite qui nei nostri studi, a Rock and Goal, Massimo Gobbi. Massimo Gobbi. Oltre ad essere stato un grande calciatore di Serie A, quindi terzino sinistro del Parma, esatto, piuttosto che del Chievo, piuttosto che insomma di una serie di squadra, Fiorentina, è diventato un grande commentatore sportivo ad AZN, per cui se ti capita ogni tanto di guardare, diciamo AZN, che si diletta ad AZN. Sì. Ride, cazzo ride. Fa bene la Catoro. C'è una gradazione giusta, lo senti. Chiarisce, no, io berrei un altro goccetto. È l'amarognolo che mi fa sentire Paletta. No, effettivamente domani sera noi torneremo, io e Andrea torneremo a gennaio, con la ripresa del campionato. Vabbè, è una puntata ed è un programma molto interessante per noi calciofili, quindi io spero di non essere qua in questo studio quando ci sarà la sentenza. No, ma verrò, farò la voce di Luciano Moggi che dirà: ci avete rubato l'anima, da oggi il calcio non mi appartiene più. Allora Mario, fammi ti chiedere una cosa, intanto io non ho capito se devo guardare quella camera, o questa, diciamo, è questa la mia, perché diciamo, ho guardato per 5 minuti lì, perché non... Questo qua è uno studio effetto Marotta. Ok, devo guardare quella. Capito? O quella, quella giusto, o quella. Adesso mi è chiaro. Quindi, allora, ragazzi, c'è una cosa che ti voglio chiedere, visto che siamo qua e ne approfitto, visto che domani non ci sarai, c'è una domanda che vuoi che io possa rivolgere a Massimo per conto tuo? Perché devo farti complimenti. A ogni trasmissione di Rock and Roll che abbiamo fatto, ti sei sempre preparato veramente alla grande, e in secondo luogo hai fatto sempre delle domande speciali, anche Andrea. Mi avete sorpreso. Innanzitutto tu hai portato comunque degli ospiti che avevano sempre una coerenza con... infatti volevo chiederti questo di Massimo: hai portato sempre degli ospiti, gli ospiti precedenti, con una coerenza comunque sulla musica rock, sapevano suonare tutto quanto. Poi vabbè, hai portato il tuo compagno di banco, quello lasciamo perdere, che mi hai scritto anche quando buttavate la penna per guardare le cosce di quello di inglese, ragazzi, è una roba incredibile. No, la domanda che vorrei fare a Massimo domani, vabbè, adesso comunque commentatore tutto quanto, e da quello che ho seguito, comunque, come dicevi te, che erano con Parma, che giocava con Parma e Chievo, cioè cosa l'ha spinto, e secondo me non è il, diciamo, l'aspetto economico, cosa l'ha spinto comunque ad abbandonare delle squadre di, tra virgolette, di provincia per provare l'avventura juventina, che poi non è andata benissimo, o sbaglio? Ah, guarda, per me è andata alla grande, cioè... Tu non sei un cazzo come me, adesso dobbiamo aggrapparci... No, perché innanzitutto Massimo è cresciuto tra le fila del Milan. E appunto per quello, ecco. Che cazzo, Massimo, tranquillo, domani ti chiamo in diretta, non ti preoccupare. Allora, preparati la puntata, io ti volevo mettere un po' in difficoltà, ma sei stato molto bravo anche stavolta. Molto quindi, allora, pensa a una domanda che vorrei fare domani a Massimo, una delle tue, mi raccomando, una di quelle che fanno riflettere. Di solito, comunque, vi faccio sfogare e poi faccio la domanda intelligente. No, è vero, sono d'accordo con te, hai sempre fatto bellissime domande, ma c'è una cosa che ti voglio dire. Dimmi, Mario. Tutti gli ospiti che sono venuti a Rock and Roll avevano a che fare comunque con uno strumento, chi canta, chi suona la chitarra. Ah, bravo. E in questo caso Massimo suona e suonerà la chitarra acustica. Quindi lo dico in regia, domani preparate una bella chitarra acustica, perché Massimo ci suonerà qualcosa. E quindi... Bene, adesso... allora, Mario però sta... Cazzo, volevo vedere il prossimo calciatore musicista che trovi. Tra l'altro erano molto bravi i primi due ospiti suonatori. Massimo Paci, chitarrista top. Paci, chitarrista. Tra l'altro ho visto, voglio salutare tantissimo Massimo Paci, ne parlavamo, mi ha detto in bocca al lupo, figa, gli ha tirato due botte al Pordenone prima di classifica. Ieri ha pareggiato però, è 3-3. L'ha recuperata all'82esimo, me la sono guardato. Sarà incazzato nero, già come ci aveva detto. Però ha battuto 2-0 al Pordenone.
noi, ottima pro Vercelli. Io sono diventato tifoso, io divento tifoso sempre di tra un po' di tutti, che, di tu. Allora ti posso dire che il prossimo ospite dopo Massimo Gobbi no, sarà Andrea Ranocchia, quindi dovrai diventare tifoso anche dell'Internazionale. No, devo dire di Andrea Ranocchia, perché anche lui ha una, secondo me sarà anche quella, sarà una puntata da brividi, perché Andrea potrà dirci. Ma ci sarai tu giovedì prossimo? Quando giovedì? Giovedì prossimo. Quanti ne abbiamo? Di 20, perché è lunedì 19. Vedo di liberare. Allora, lo studio. Se tu mi dici che ci sei, facciamo la puntata con Andrea. Ah, se non ci sono, noi rimandiamo a gennaio. No, aspetta, dai, te. Mandiamo a gennaio, dai. Ecco, lo sapevo. Ragazzi, fa sempre così, Pale. Bevi un altro goccio di birra. No, Mario, devo finire. Ah, tua, vai. Il disco 23, non ti posso assicurare, però. Allora, 22 però puntuale come la disfatta della Juventus. 22 puntuale come la disfatta della Juventus. Okay. Allora, domani piuttosto prova a chiedere al nostro social media player calcistico di. Qual è il nostro partner del martedì figa? Non mi ricordo mai, dammi una mano. I'm Trader, Filippo a Corinti. Filippo, è vero. Filippo, a quanto lo gioco il Senegal, vincente mondiale? Oh, le ha beccate tutte finora, te lo giuro. Ma devi giocare lei quando sono quasi tutto. Ascolta un attimo, l'ultima volta ti sei perso la diretta e questo mi fa capire che eri un po' distratto. L'ultima volta mi ha detto: caro Mario, il Brasile la danno tutti come forte, secondo noi esce. Oh, è uscito il Brasile. Caro Mario. Caro Pale. Qua, carta canta, l'almanacco Panini non fa inganni. No. Lì c'è scritto tutto. C'era l'album Panini dei mondiali? Ma ci sarà io stato. Io mi ricordo il primo album Panini che ho preso, era veramente piccolino, aveva preso mio fratello che è più vecchio di me, e si attaccavano con la cola le immaginette. Con la cocoina. Te la ricordi? La cocoina me la ricordo. Sapeva un po' di orzata, era una roba tossicissima. Hai fatto una faccia come se stessi dicendo io una cazzata. Io ho iniziato a drogarmi con la cocoina. No, cacchio, c'era quella roba che continuava a spalmare. C'era. Attaccava poi dopo si staccava. Però poi c'era il Vinavil. Ma no, Vinavil, cazzo, lo mettevo tutto sul palmo e poi facevi la pallina. Sì, era una delle robe che si usavano all'inizio per cambiare per i polpastrelli quando ti arrestavano. Mica Vinavil, cioè, c'erano tutti che arrivavano con i loro polpastrelli e Vinavil. Allora, senti, mi far dire cazzate, no, che poi c'è ancora fammi dire una la finanza qua di fuori la prossima volta che esco. Dai, fammi dire una cosa utile. Allora, abbiamo detto, giusto per non perderci venerdì il filo. Venerdì 16 Rizofonica a live di Trezzo, prima di Alborosi, in apertura ad Alborosi, per l'associazione mio fratello Odivi. Esatto. E quindi quello è oramai, ragazzi, lo sapete, vi aspettiamo. No, poi veramente Mario, scusami, è uno dei concerti reggae più importanti, penso, non dell'anno, anche di più, perché Alborosi infatti è la vera bandiera del reggae mondiale. Alborosi per essere il figo che è adesso è dovuto andare via dall'Italia, non poteva tenerci, sono i cervelli in fuga, abbiamo anche cervelli musicali in fuga. Alborosi è vero, infatti l'esempio sarà di cervello musicale in fuga. Sarà un orgoglio, un privilegio poter aprire questo concerto. Io potrei arrivare a mezzanotte, però no, non ce la faccio, Mario. No. Vabbè, tu sai che se arrivi sei benvenuto. Lasciamo un accredito a prescindere, va bene? Allora, invece, fatemi dire una cosa importante. Sì. Allora, il Capodanno 31/12/2022 a cavallo col 2023, chiaramente. Allora, che cosa ci sarà? Ci sarà un evento altrettanto imperdibile, quindi non sapete cosa farà Capodanno, perché tutti oramai o vanno in montagna o vanno che ne so in al qualche mare. Posto sì dai oppure vanno, rimangono a casa a far la vecchiaia, il presepe, il presepe, il 31 fa il presepe. Ma sì, cioè, io il 31 gente bruciavo i re magi sul presepe quando ero piccolino, e mia madre: Gabriele, Una volta si è incazzata la mamma del Cipa, te ne dico vai, dimmi questa roba qua. Questa, ma qua, Cipa può dirla? Tanto Cipa non se la mena. E minchia, si è incazzata di brutto, perché sono andato a trovarlo comunque il 28 o il 29, così io ero sempre di casa. E praticamente il Gesù Bambino era già nato, perché
Al 28-29? Porco cane, nasce il 25. Nasce il 25. E niente, io sono andato al 28-29 senza fare c'era la sua madre. C'era tutto il presepe bello. E allora c'era sempre lì l'allevatore del maialino, così il pizzaiolo che girava la palla. E ho preso il maialino e l'ho cambiato con Gesù Bambino. Oh, sua mamma non mi ha parlato per un anno. Ah beh, ma era un segno del mondo, della bellezza del mondo, pare. Che siamo tutti creature di Dio. Capito, ah beh, scusa, c'è il bambino di Dio, il, e tutti gli altri, tutti siamo creature di Dio. Ma ti saluta ancora adesso? Chi? La mamma di Cristo. Quando che gli ho detto, ma scusami, era il poi di ma, Dio, dimmi cosa. Ma l'hai fatto per fargli uno scherzo? No, perché mi piaceva, c'era quel maialino, li vedevo sempre, perché l'allevatore di maialini nel presepe è sempre messo in fondo prima del rigagnolo di acqua muffa che viene giù. Tu sei presente, quelli che sono il motorino, arriva quel rigagnolo. No, cioè arriva quel rigagnolo che tu quando lo fai il 22, il 23 è bello limpido. Cazzo, il 28 e il 29 porta i batteri di tutto il mondo. E ci sono anche i pastori, quello lì con la pecorella su così. Gli ultimi 4 giorni è tutto piegato, e arriva sti cazzo di tre re magiche, uno va a destra, uno va a sinistra, la stella cometa non si capisce dove cazzo è. Il presepe è un ambiente interessante. Ma l'avevi bevuta un po' di birra a 14? No, a quell'epoca lì mi facevo ancora di eroina, no scherzo. Regina, io volevo salutare la regia. No, Mario, salutiamo. Allora, salutiamo la regia. Cipa, ci dispiace davvero. No, tranquillo. Salutiamo, non invitarlo più. Salutiamo la regia di Rocker TV che sono sempre disponibilissimi. No, ma mi fai dire a Capodanno cosa ci sarà? Non l'ho detto, cavolo. Oh, caspita. Cioè, oh, cavolo e caspita. Allora, a Capodanno 31-12. 31-12 a cavallo con il primo, perché sennò qua la gente magari e si sbaglia. Cazzo vengono, al posto di al posto di fare la muffa, il presepe e tutte queste cose qua natalizie che tanto non servono, vi rompete pure le scatole. Stavi dicendo palle, bravo. Allora, Mario che dice potete venire all'Hard Rock Café di Milano perché ci sarà l'evento rock migliore per iniziare il nuovo anno in un modo unico. E potrete, quindi, esatto. Quindi Capodanno con Risofoniche. Adesso ti dico un po' di nomi perché sennò mi rompi le scatole. Ci sarà Eva Poles. Oh Eva, quanto vedi? Li voglio bene. Lo so. Poi ci sarà Andy. Oh Andy, quanto li voglio bene. Bravo. Poi ci saranno un po' di amici tipo Nuaz. No, Nuaz mi sta sul cazzo però. E beh, li voglio bene. Ma perché non facciamo una cosa seria? Cioè, poi? E poi ci saranno Giuseppe Fiori, Giusi, Giovanni Frigo de Movida, Giovi. Poi ci sarà Fabrizio Pollio, Fabri, grande Fabri. Poi ci sarà KG, Cageman. Cappi, no, caspita. Oh. Grande Cageman, no? Oh. Mamma mia. Fuori classe, ragazzi. Veramente un fuori classe. Lui è veramente top. Poi, che ti passa? Che ti fa il bravo, che ti passa? Poi, scusate, che cazzo appunto, è? Fai il bravo. No, conosco un sacco di avvocati di divorzisti. Dimmi se c'è. Poi ci sarà Federico Malandrino. Ah, Fede, bravo Federico. Vedi che li sto tutti bene, che bene. Mi hai sfidato. Ma prima te l'ho detto, prima gli ma perché li volevo dire tutti alla fine. E adesso se ne salti qualcuno e poi ci sarà. E poi chi? E poi basta. Poi, e poi ci sarà la nostra Niva. Che mi piace un sacco. La nostra Niva che metterà i dischi. Mamma mia, che qualità. Mamma mia, caro Pale, che cazzo vai a fare lì alla neve? No, mi no, fatto cazzo, tutti... no, io vado in montagna. Ma cosa vai a fare? Sai che vieni all'Hard Rock Caffè, Mario, in via Dante tra il Duomo e Cordusio. E Cordusio, se mi prendete al castello. Quindi siamo proprio in centro, meglio di così non si può iniziare. Buona musica, si mangia da Dio perché ci sarà una cena imperiale. Ho già letto il menù, caro Pale, qualità. Poi suoneremo, ci divertiremo passando l'anno insieme. Quindi mi raccomando, 31-12 Hard Rock Caffè Milano, non potete mancare, ci saremo tutti tranne il Pale. È vero, no, io perché da quando ho iniziato a fare tavole in montagna, due gambe sotto la tavola, lì che mangio. No, comunque vi consiglio, magari apparirò così. Senti, però
dopo il terzo giorno, ah no, quello è Pasqua, il cazzo, Natale è appena nato. Resusciti? Resusciti. Resusciti. Dai, beviamoci Gesù qualcosa. Resusci. E andiamo. Vai, salute ragazzi, all'anno nuovo. Allora, è stata una bellissima puntata, perché io quando ho Mario da parte, devo dire, beh, è un amico da tutta la vita, è quella lì che guarda. Sto guardando la televisione, Mario. Io sto capendo o quella o quella. Grazie, cioè, regia. Niente, quando da parte Mario, boh, c'è qualcosa in più, perché è un amico. Non è che ci prendiamo in giro da una vita, dai. Dai, ci divertiamo. No, io parlo seriamente. Tu mi Ma che parli seriamente? Ah, tu mi prendi per il culo, che quindi. Barba, io ti ho sempre parlato seriamente. Io non ti ho mai preso sul serio in vita mia. Vabbè, comunque ci sarà la puntata natalizia e quindi non vi faccio gli auguri di Natale stasera, perché ve li farò settimana prossima o sotto videomessaggio posso farti una richiesta? Fammela. Mi piacerebbe tanto, visto che il 19 sarà l'ultima trasmissione in diretta dagli studi di Rocker TV, perché poi sospenderemo per giustamente la programmazione 19, della prossima stagione. 19, però mi piacerebbe fare una che bella vengo qua tombola con l'arena. No, vorrei fare una morta. Bella tombola di quelle, facciamo in diretta una tombola con ricchi premi e vorrei tanto che tu leggessi i numeri. Ma certo, io sono sempre stato quello che tiene in mano il tabellone, perché conosco 77 le gambe delle donne, 88 gli occhiali del papa, sì, 77 le gambe delle donne, però 78 la gamba 71, della donna zoppa, 71 la merda, ma quella no, quella non è tombola, quella è la smorfia napoletana. 71 non è un cazzo, 1 il capo dei ladri, 90 la paura, e poi? No, a me mi basta che dopo il secondo... 88 cos'è? 88 gli occhiali del Papa. Ah sì? Occhiali del Papa, sì. 88. E, allora, però a me ti sto invitando ufficialmente. A me piacerebbe come quando... Perché io in famiglia, comunque avendo una famiglia di terroni, mica la tombola è una roba allucinante. Ma ti piacciono? Tantissimo. E allora facciamo? C'erano i ceci grossi, i ceci piccoli e in famiglia sempre quando... Io tiravo fuori il primo numero, tipo 17, c'era sempre quello che diceva Ambo, ecco, okay. Il primo numero, mamma. E non finiva mai. E lì ho iniziato a drogarmi, quando facevo il tombolone, giuro, cioè facevo più, cazzo. Mannaggia, ne bevi un po' di acqua, fammi bere, dai, che va bene. Bene, meglio del Fluimucil. Allora, aspetta, sai, visto che siamo in chiusura, siamo in chiusura. Abbiamo letto quasi tutti i messaggi e ringraziamo tutti. Francesco, sì, io ce li ho qua i messaggi, però Francesco di Benevento, grazie Francesco, quando potremo verremo. Poi salutiamo Claudio da Siena. Bravo. Ciao Claudio, saluta anche lo scudetto, già che ci salutiamo, sei. Salutiamo lo scudetto. Bravo. E Gilberto da Verona. Ti volevo dire una cosa. Dimmi. Allora, lanciamo questa idea alla redazione di Rocker TV. Lanciamoli, cazzo, sì. Dai. Allora, noi vorremmo organizzare una tombola. Abbiamo già il lettore del tabellone, si com'è che si chiama? Tomboliere. Il tomboliere, sì. Va bene. Abbiamo già il tomboliere. Per quanto riguarda i premi, di solito a me piace. Facciamo questa... la riffa. No, ognuno ascolta... mette i suoi premi. Bravissimo. Tipo se ci sono gruppi musicali. Io ho visto Andrea comunque che hanno fatto quell'album bellissimo che dei Lacuna Coil. Che l'ha regalato a tutti gli ospiti che c'erano qua. Certo. Ma col cazzo come l'ha regalato. Comunque poi appena torna dall'Australia. Lo facciamo dare, va bene. Lo faccio saltare comunque. Allora, ecco, se qualche musicista vuole mandarci anche le sue opere da mettere in premio. Allora, Ambo, cosa mettiamo? No, lì va strutturata bene. Dobbiamo vedere prima qual è. Perché se tu metti Ambo il CD di un gruppo, dice figa, a me Ambo, allora facciamo così cagare. No, dobbiamo lavorarla quella lì, dobbiamo lavorarla, perché sennò va a merda. Allora, cioè, tomba, metti Punk, ma no, tu... Punk se metti super tombola della Madonna di Dio. No, il tombolino, quello che. Il tombolicchio. Lo sai cos'è il tombolino? No, lo so. Finita la tombola. La prima tombola. La tombola. Cioè, a tutti ne mancano pochi, allora si estrae un altro numero nuovo e chi ha quello lì vince il tombolino. Ah, no, noi invece cioè, quando in famiglia è quando un premio diciamo di in quasi famiglia tombola. Quando avevamo le cartelle normali giocavamo con i ceci, il tombolino era mangiare i ceci con un bicchiere di rum. Ah, sì. E poi eravamo tutti ciuchi, ci pestavamo in famiglia, ognuno rubava i regali degli altri. Allora, famiglia particolare. Allora, facciamo così, lanciamo la regia, ragazzi. Cazzo, sono buoni sti taralli. Regia. Allora, prima di Capodanno ci inventiamo una giornata. Pale ha già dato la disponibilità a fare il tomboliere. Dopodiché, regali, abbiamo due possibilità: o prendere CD di band, biografie,
cose che insomma. O li andiamo a rubare i bambini bisognosi. No, oppure un'altra cosa che mi piace un casino è chiunque partecipa alla tombola. Appena vengo su in regia dopo, figa. Chiunque partecipa alla tombola o parteciperà alla tombola deve portare l'oggetto che gli fa più cagare che a casa sua. Esatto. No, per non vibratori, quelle cagate. No, cioè robe normali, pulite un po'. Sì, no, per forza. Che però delle cose che sono riluttanti, cioè che dicono: Madonna, sai quei regali di merda che ti fanno, che li riciclo, bravo quello. Mario, e ne facciamo due di tombola, una dove tutti vogliono vincere e una dove uno si spera di non vincere. Se ti porto i miei regali di riciclo, litigo con mia cognata, mia cugina, che cazzo faccio? Però Paletta, cosa hai portato? Figlia, telefono a mia cugina, ma ammazza di botte e litigo. Possiamo venire pixelati in faccia con il regalo. E nessuno dice che cosa ha dato, non si sa. Ho capito, cioè certo. Porti veramente un cancello, una roba inguardabile. Adesso dobbiamo chiudere, minchia, questi registi. Dai, va bene, allora ragazzi, Bunkers in the House. Bunkers in the House stasera, un ospite meraviglioso, ricordatevi, Rezzo Phonics, venerdì sera a Live di Trezzo, prima di un concerto fenomenale che Alborosi, quindi il reggae vero italiano nel mondo, in Italia. Prima ci saranno Rezzo Phonics e poi noi ci vediamo presto, dai, su. Il 19, che presto, lunedì prossimo. Ragazzi, grazie di avermi ospitato in casa Pancreas. Dormite domenica sera, non rimanete svegli perché il 19 ci siamo noi. Potete anche dormire e venire un po' così sciolti. Un po' come la difesa della Juve. Tanti auguri Super Sally, auguri per i tuoi 14 anni, Sally. Ciao. Auguri! Ciao.